Ci troviamo nel Trentino, nel cuore delle Dolomiti, esattamente in Val di Fiemme, una regione ricchissima di boschi meravigliosi. Questo è un bosco chiamato il bosco che suona, perché gli abeti hanno delle particolari qualità di risonanza. Cioè, battendo sull'abete si sentono delle note musicali. E qui Stradivari veniva a rifornirsi di legni per la costruzione dei suoi violini. 2 anni fa io ho avuto un dono particolare dalla magnifica comunità di Fiemme, questa abete, che ha un suono veramente meraviglioso. Adesso batterò con la mano e sentirete un fa diesis distintissimo. Lo potete sentire? Sono legni che hanno armonici di risonanza unici. Adesso vi farò sentire una differenza tra 2 violini, uno Stradivari, l'altro Guarnieri, e tutti e 2 sono di provenienza di questo bosco. Cioè, sono violini del 1744 e 1717, e Stradivari, per costruirli, veniva in questa foresta. Questo è un suono più romantico, un po' più scuro. Adesso vi faccio sentire il suono di Stradivari, che è più cristallino, un po' più solare, ma un po' più freddo forse. Cioè, questo è più concentrato, forse un po' più stretto, e l'altro suono è più espansivo, più, si può dire, in stereo, l'altro invece è più diretto. Ecco, questa è la differenza tra Stradivari e Guarnieri.